Se alla ricerca di ricette veloci, sei nel posto giusto. Noi siamo Alessio e Diana e oggi vogliamo proporti ricette facili, veloci e gustose per la tua cena. Cominciamo subito con un piatto a base di uova e zucchine. Se non avete mai provato gli spaghetti di zucchine, questa ricetta è perfetta per voi. Ma aspetta, metti mi piace e iscriviti al nostro canale. In questo modo sarai sicuro di non perderti nessuna delle nostre ricette. Per prima cosa ho pulito 4 zucchine. Le mie non erano grandissime, se le vostre sono più grandi potete utilizzarne 3. Ho rimosso le estremità. Dopodiché le ho tagliate con un tagliaverdure o spiralizzatore per ottenere gli spaghetti di zucchine. Se non avete questo attrezzo, potete tranquillamente tagliare le zucchine a rondelle. Una volta ottenuti gli spaghetti, li ho messi in una ciotola e li ho conditi con un filo d'olio vegetale, dell'aglio in polvere, della paprika e del sale. Ho mescolato bene, dopodiché ho messo gli spaghetti di zucchine in una padella. La cottura delle zucchine sarà molto veloce. A questo punto ho creato dei piccoli spazi in mezzo alle zucchine ed ho inserito anche 3 uova. Ho condito le uova con del sale. Se necessario potete aggiungere anche un goccio d'acqua per la cottura delle zucchine. Dopodiché ho coperto il tutto e ho fatto cuocere per circa 5 minuti, fino a quando l'albume ha cotto completamente. Ecco pronto il nostro piatto di spaghetti di zucchine. Io ho guarnito ulteriormente con dei semi di sesamo e del cipollotto fresco tagliato finemente. Vi è piaciuta questa nostra prima ricetta? Se vi è piaciuta lasciateci un commento e scriveteci se avete mai provato gli spaghetti di zucchine. Fateci sapere qui sotto! La seconda ricetta perfetta per la cena è una buonissima zuppa di ortaggi e polpette. Anche questa ricetta è molto facile da fare e soprattutto si può fare con gli ortaggi che avete già in casa. Per la zuppa ho tagliato finemente 300 g di verza e l'ho aggiunta in una ciotola. Poi ho tagliato 200 g di bietole e le ho unite alla verza. Ho tagliato una carota piccola a cubetti. Ho tagliato anche 200 g di sedano rapa. E infine mezza cipolla a listarelle. Ho aggiunto tutti gli ortaggi nella casseruola e ho versato abbastanza acqua da ricoprire il tutto. Dopodiché ho messo a cuocere per circa 20 minuti. Nel frattempo ho preparato le polpette, quindi ho unito 300 g di macinato di vitello insieme ad una carota piccola e circa 10 g di porro tagliato finemente. Ho condito con del sale e pepe e ho mescolato il tutto. Ho creato le polpette della dimensione di una noce. E trascorsi i 20 minuti iniziali ho aggiunto anche le polpette. Ho condito con del sale quanto basta e ho fatto cuocere la zuppa per altri 20 minuti. Ecco pronta anche la nostra cena, da servire calda con un filo d'olio. Un altro esempio di cena che si può preparare è una frittata alle bietole, buonissima e si può accompagnare con un'insalata, della carne o del pesce. Per prima cosa ho sciacquato molto bene le bietole e poi le ho tagliate finemente. Ovviamente puoi scegliere anche altri tipi di ortaggi per questa ricetta. Poi ho messo le bietole in una ciotola e ho unito anche le uova.
Ho condito con sale e pepe, ma puoi aggiungere anche altre spezie in base ai tuoi gusti. Alla fine ho mescolato il tutto con una forchetta e ho distribuito il composto in una pirofila rettangolare 23x15 cm ricoperta con carta da forno. Puoi tranquillamente utilizzare anche uno stampo circolare da 20 cm di diametro. Ho infornato la frittata a 180 gradi per circa 20 minuti e una volta cotta l'ho fatta intiepidire e poi l'ho tagliata a quadrotti. Io ho deciso di servirla su un letto di rucola e cipolla conditi con poco olio d'oliva. Dato che ci piacciono così tanto le frittate, vi proponiamo un'altra versione molto molto buona e questa volta farcita. Ho deciso di preparare una buonissima frittata con gli spinaci. Allora, si prepara in pochissimi passi e con pochi ingredienti, quindi partiamo subito. Io qua ho preparato 100 grammi circa di spinaci freschi, vanno bene anche quelli surgelati, e adesso dobbiamo semplicemente tagliarli finemente. Al posto degli spinaci potete tranquillamente utilizzare anche delle bietole. Benissimo. Adesso, pronti gli spinaci, possiamo aggiungerli in una ciotola. Ovviamente gli spinaci li ho lavati prima, mi raccomando, fatelo anche voi. Li aggiungiamo nella ciotola e poi tagliamo finemente anche delle foglie di sedano che daranno un buonissimo sapore alla nostra frittata. Benissimo, aggiungiamo anche il sedano nella ciotola. E a questo punto possiamo aggiungere le uova. Io qua ho 3 uova. Queste dosi sono sempre per 2 persone. Voi potete tranquillamente raddoppiare tutte le ricette che io vi propongo, se siete tanti in famiglia. A questo punto condiamo anche con del sale. Aggiungiamo 2 pizzichi di sale. Poi qui potete scegliere delle spezie che voi preferite. Io ho scelto del curry in polvere, quindi vado ad aggiungere una bella spolverata di curry. Poi io aggiungerò anche dell'aglio in polvere e poi infine dell'erba cipollina. Ovviamente voi potete omettere o sostituire queste spezie o erbe aromatiche in base ai vostri gusti. Ci potrebbe andare bene anche del basilico secco, per esempio. Cos'altro possiamo metterci? Delle olive verdi, se potete ovviamente mangiarle, oppure dell'origano. Benissimo, adesso non ci resta che mescolare la nostra frittata. Aggiungiamo quindi un filo d'olio sottile sottile nella padella e la facciamo scaldare. Quando la padella sarà calda, aggiungiamo la nostra frittata. E la distribuiamo bene con la forchetta. Abbassiamo anche la fiamma e la facciamo cuocere a fuoco lento, coprendola con un coperchio. A questo punto giriamo la frittata in questo modo e poi la rimettiamo in padella. L'abbiamo lasciata cuocere per altri 2 minuti e adesso la nostra frittata è pronta. Andiamo a condirla. Allora, ho preso un piatto e adesso vado a mettere la mia frittata sul piatto. Allora, adesso la frittata si può servire così com'è, semplicissima, altrimenti potete aggiungere del tonno, come farò io, e dell'insalata. Qua ho del radicchio e pan di zucchero, quindi aggiungiamo prima l'insalata. Ok, e adesso possiamo aggiungere del tonno. Io qui ho circa 60 grammi di tonno, vado semplicemente a sbriciolarlo sopra. A questo punto possiamo condire proprio con un filo sottile d'olio, visto che l'insalata comunque non è condita, e anche un pizzico di sale, per lo stesso motivo. E la nostra frittata è pronta.
Eccola qua. È perfetta per cena, è un piatto leggerissimo e, come avete visto, si prepara in pochissimo tempo. Il bello di queste frittate è che si possono farcire con ciò che avete in casa, quindi basta usare un po' di fantasia. E siccome noi siamo molto curiosi, scriveteci qui sotto nei commenti come le farcirete. La prossima ricetta è una delle nostre preferite. Spesso si pensa che le fettine in padella siano noiose e insapori, ma in realtà non è vero. Provate la nostra prossima cena e vi assicuro che cambierete idea. Sono d'accordo. Ho sbucciato il sedano rapa e l'ho grattugiato sui fori più piccoli della grattugia. L'ho aggiunto in una ciotola e ho unito anche la maionese fatta in casa, che potete fare in pochi passi seguendo la ricetta sul nostro blog. Ho condito con del pepe e ho mescolato il tutto. Ho riposto la mia salsa nel frigo e nel frattempo mi sono occupata della carne. Ho unito in una ciotola le fettine di tacchino e le ho condite con l'olio, sale, succo di limone e aghi di rosmarino. Ho amalgamato il tutto, dopodiché ho cotto le fettine in padella per pochi minuti da entrambi i lati. Una volta pronte, ho servito subito le fettine con uno strato di sedano rapa e maionese. E con una manciata di rucola e un filo d'olio d'oliva. Vi assicuro che rimarrete stupiti da questo connubio di sapori e replicherete più volte questa cena. La prossima ricetta penso che sia una delle nostre preferite. È vero. Perché è leggera, completa e si prepara in pochissimo tempo. Ho tagliato finemente due finocchi dopo averli puliti e li ho aggiunti in una ciotola. Ho tritato finemente il prezzemolo e ho aggiunto anche il tonno sgocciolato. Ho pulito le uova sode, dopodiché le ho tagliate a fettine. Alla fine ho condito con dell'olio d'oliva, del sale e del succo di limone. Ho mescolato il tutto e ho servito subito. Questa insalata penso sia una delle mie preferite perché è leggera, completa e si prepara in pochissimo tempo. Molto spesso a cena scegliamo il trio completo, cioè ortaggi, uova e carne. In questo caso vi proponiamo un piatto unico con questi alimenti. Ovviamente potete scegliere la carne e gli ortaggi di stagione che preferite. Per prima cosa ho sciacquato un finocchio grande e anche dei broccoli, circa 300 grammi. Ho pulito il finocchio e l'ho tagliato a fettine. Poi ho tagliato anche i broccoli in cimette più piccole. Li ho distribuiti su una teglia ricoperta con carta da forno. E li ho conditi con dell'olio vegetale, del sale e una spolverata di origano. Dopodiché li ho cotti nel forno preriscaldato a 190 gradi per circa 30 minuti. Nel frattempo ho preparato 4 fettine sottili di tacchino, le ho messe in una ciotola e le ho condite con dell'olio, del succo di limone, del sale e dell'origano. Dopodiché le ho cotte in padella.
Nel frattempo ho fatto bollire anche due uova per circa 7 minuti dal bollore. Infine, una volta pronti gli ortaggi, ho impiattato il tutto, il tacchino, i finocchi e i broccoli e le uova cotte dopo averle fatte intiepidire. Ecco pronta anche la nostra cena completa e super nutriente. Ovviamente vi ricordo che voi potete scegliere gli alimenti che preferite, questo è soltanto il nostro esempio. Speriamo che queste ricette vi siano piaciute, fateci sapere nei commenti quale preparerete. Se volete vedere altre ricette facili e veloci come queste, cliccate su questo video qui. Per oggi è tutto, grazie per aver guardato questo video, noi ci vediamo prossimamente con nuove ricette. Ciao! Ciao.